Buongiorno, vedo che state entrando. Io sono Michela Di Bitonto di Formexpia e oggi parleremo di linee guida sull'acquisizione e riuso dei software per le pubbliche amministrazioni. E abbiamo avuto 600 iscritti, quindi speriamo, insomma, aspettiamo qualche minuto affinché tutti abbiano modo di collegarsi. Benissimo, vedo grandi buongiorno in chat. E allora, oggi abbiamo con noi Agid, e in particolare Guido Pera dell'area trasformazione digitale, servizi anagrafici e relativi adempimenti del CAD, e Giovanni Baio del team per la trasformazione digitale che si occupa di relazioni sviluppatori. E sono proprio le persone, insomma, che hanno lavorato alla redazione di queste linee guida che sostituiscono le precedenti e appunto oggi ci daranno appunto istruzioni per l'uso su come appunto muoverci per far sì che per la condivisione dei software per l'APA e per in qualche modo ottimizzare il lavoro che ognuno di noi fa nel proprio gruppo. Abbiamo anche due testimonianze, Luciano Rizzi di Lombardia Informatica, dell'area governo dell'architettura Enterprise, e Maria Sina della città di Torino, dell'area sistemi informativi. Quindi, a una presentazione delle linee guida, abbiamo anche delle testimonianze di PA che hanno già condiviso software. Allora, io prendo un pochino di tempo, vedo che al momento siamo quasi 200, per parlarvi anche di questo ciclo, di webinar dedicati all'innovazione digitale, che hanno l'obiettivo di accompagnare il lavoro delle amministrazioni nel percorso di trasformazione digitale. E in questi webinar, appunto, stiamo accompagnando una panoramica, una presentazione, più teorico-pratica, anche delle testimonianze, insomma, per dare più senso e tangibilità a quello che avviene nelle pubbliche amministrazioni. Vi ricordo che i webinar che abbiamo svolto in questo periodo, da novembre ad oggi, vedo che c'è un errore nell'elenco puntato, ma a volte ci sono scherzi, insomma, con gli strumenti informatici. Comunque abbiamo realizzato 10 webinar finora su diversi temi, insomma, che per guidare un pochino le pubbliche amministrazioni nella trasformazione digitale, nella digitalizzazione, dalle figure chiave per lo sviluppo della pubblica amministrazione in senso digitale, allo stato di digitalizzazione delle PA, dove Paolo Coppola ci ha presentato i risultati della commissione d'inchiesta, a poi dei webinar che stiamo appunto organizzando ora relativi più all'attuazione del CAD e del piano triennale. E in questo contesto anche si inserisce il webinar di oggi che ci parlerà appunto del riuso dei software della PA. Quindi si apre una tematica comunque molto importante anche di ottimizzazione dei costi della PA. Vi ricordo che in chat potete porre le domande ai relatori. Quindi le vostre domande verranno selezionate e moderate da noi e speriamo di rispondere a quante più domande possibili, al punto di sciogliere eventuali dubbi. E che il webinar viene registrato e i materiali saranno condivisi su Eventi PA, in particolare sulla pagina proprio dedicata all'evento che è questa. Quindi troverete materiali e registrazione proprio in questa pagina. A questo punto, visto appunto che siete già 238, 40, 240, direi, insomma, credo che stiano entrando anche altre persone, però darei la parola a Salvatore Marras di Formexpia dell'area innovazione digitale. Buon webinar a tutti. Grazie Michela, anch'io prendo qualche minuto sempre per dare il tempo a tutti i partecipanti di entrare nell'aula e di non perdere la parte più rilevante invece di questo seminario online. Mi fa piacere che oggi si tratti questo argomento perché è un tema che a me è particolarmente caro, quello del riuso del software, che ha sempre stentato un po' nella pubblica amministrazione. I casi, diciamo, di riuso nella PA sono sempre stati abbastanza limitati e faticosi. Perché? Perché diventava anche un onere non solo nel prendere uno strumento e riutilizzarlo, ma anche nell'amministrazione che in qualche modo cedeva il lavoro fatto nel trasferirlo. E spero che Agid non me ne voglia, il catalogo
del riuso è sempre stato anche uno strumento abbastanza complesso da utilizzare, cioè presentare delle applicazioni per il riuso richiedeva un impegno abbastanza rilevante nel descriverle, nel documentarle, per carità, cose utili, ma che se poi non c'era un riuso vero e proprio rischiava di diventare anche un investimento che non aveva poi risultati reali. Mi sembra che con le linee guida per l'acquisizione e il riuso del software dell'APA che sono uscite in queste ultime settimane si fa un salto in avanti importante e rilevante. Quindi si passa, se volete, dal principio che il CAD indicava fino al 2015 come fondamentale la diffusione del modello del riuso del software a un approccio che viene sostenuto e rinforzato. E l'altra cosa che mi sembra importante, immagino che ne parleranno i relatori, è che si sostiene anche la comunità degli sviluppatori, una cosa che ha sempre caratterizzato, come dire, che ha sempre fatto la differenza tra il software veramente aperto, libero e la presenza di una comunità di sviluppatori. A volte dei software aperti che avevano come unico soggetto il produttore del software in realtà non davano un vero senso di sviluppo collaborativo, non davano affidabilità in termini di futura crescita di quel software, non davano affidabilità in termini di diffusione di quel software. Quindi, attraverso quella che sarà la community degli sviluppatori delle applicazioni, mi sembra venga un segnale importante rispetto a quello che sarà lo sforzo che impegnerà non solo chi usa, ma anche chi sta dietro lo sviluppo. Quindi abbiamo delle linee guida, abbiamo Developers Italia che sostituisce il precedente catalogo dei programmi riutilizzabili, quindi ci sono dei temi molto interessanti e molto nuovi che verranno trattati da Guido Pera, Giovanni Baio, abbiamo anche dei casi di pubbliche amministrazioni. Con Luciano Rizzi e Maria Sina, a noi sempre interessa cercare di far raccontare anche le esperienze di PA, perché a parte quelle che possono essere le regole e le buone intenzioni del legislatore e dell'Agenzia per l'Italia Digitale, il fatto che ci siano delle amministrazioni che fanno dimostrano che tutto questo si può fare. Mi fermerei qua e darei la parola a Guido Pera. Guido, se puoi aprire la webcam, siamo alle 12:10, abbiamo quasi 280 partecipanti, direi di iniziare con le vostre relazioni. Ci sarà uno spazio alla fine di ogni intervento per qualche domanda, diciamo, magari noi vi aiutiamo dal back office nel selezionare le domande che possono essere più interessanti. Prego, Guido. Grazie Salvatore. Allora, buongiorno a tutti. Sono Guido Pera, sono come mi hanno presentato dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Abbiamo insieme con Giovanni Baio e altri, sia di Agid che del team per l'innovazione, tramite un gruppo di lavoro che ha costruito, diciamo, queste linee guida. Queste linee guida che, come vedete sotto, sono in consultazione fino al 5 maggio del 2018, perché siamo ancora in un momento di consultazione, quindi siamo ancora in un momento in cui queste linee guida potrebbero essere in qualche maniera aggiornate, grazie anche agli stimoli esterni che ci potranno arrivare. Anche allacciandomi a questo discorso della consultazione, che pregherei Michela di mandare in onda il sondaggio, visto che siamo arrivati ormai a quasi 300. Perfetto, grazie Michela. Così possiamo in qualche maniera capire meglio, grazie a voi, il target a cui ci stiamo rivolgendo. Bene, io a questo punto partirei subito, perché di carne al fuoco ce n'è tanta, con il discorso delle linee guida. Allora, pregherei in effetti Michela cortesemente, grazie Michela, se lo sposti ancora più a destra mi si impalla, grazie, perfetto. Partiamo praticamente da quali sono le esigenze a cui vogliono rispondere queste linee guida.
Queste linee guida fanno parte di un'innovazione che è partita sul CAD, che ha avuto due fasi. Una prima fase che è stata l'articolo 68, la modifica dell'articolo 68 come è stata fatta nel 2016, un'altra fase a quella ultima dell'ultima modifica del CAD per quanto riguarda il 17. Essenzialmente le due cose che si sono praticamente rinnovate sono queste. Primo, un maggiore stimolo nei confronti del riuso, riuso che a questo punto è un riuso che ha un obbligo. Tutto ciò che è messo in riuso da parte delle pubbliche amministrazioni bisogna applicarci sopra una licenza aperta e questa è la prima rivoluzione. La seconda rivoluzione che ha completamente a questo punto chiuso questo ambito di innovazione è stata quando all'interno delle ultime modifiche del CAD avvenute verso la fine del 2017 è stato abolito il catalogo. In questa maniera si è venuta a creare una situazione particolare, una situazione particolare che diceva cosa? Primo, le amministrazioni obbligatoriamente come prima scelta devono andare verso il riuso, quindi verso applicazioni di cui sono già titolari le altre pubbliche amministrazioni. Queste pubbliche amministrazioni per poter mettere in riuso il loro software devono chiaramente riapplicare una licenza aperta. E come vedrete, questo ha comportato tutta una serie di valutazioni che poi hanno costruito le linee guida e si sono indirizzate verso due disposizioni, macro suggerimenti che diamo alle pubbliche amministrazioni. Uno lo esporrò io e l'altro, quello che invece riguarda una materia probabilmente ancora molto oscura per le pubbliche amministrazioni, come applicare una licenza aperta, che licenza scegliere e quali sono le modalità di gestione delle licenze aperte che poi sarà sviluppato in una seconda parte di questo webinar direttamente da Giovanni Baio. Come vedete da questa prima slide, una delle cose che abbiamo chiaramente individuato è la piattaforma Developers Italia come vetrina delle soluzioni riutilizzabili, i criteri di suggerimento operativi di cui vi dicevo e quali sono in effetti questi obiettivi strategici. Chiaramente obiettivi strategici di più vasta portata, che sono quello giustamente della riduzione dei costi. Ma anche e soprattutto mi interessa il secondo punto, è quello della diffusione del paradigma dell'open source. Uno degli obiettivi che ci siamo posti quando abbiamo cominciato a scrivere linee guida è di farle in maniera tale che da qui a un tempo che valuterà, insomma, che forse sarà una delle valutazioni della correttezza, della bontà delle linee guida, sarà dovuto al fatto della creazione di community di sviluppatori all'interno anche della pubblica amministrazione. Il discorso poi del superamento chiaramente del catalogo. Perché? Perché le applicazioni stesse di un software open source prevedono una serie di informazioni, di pubblicazione delle informazioni di gran lunga più complesse e più specifiche di quelle che faceva il catalogo. Il catalogo era soltanto una scheda che diceva che da qualche parte, in qualche amministrazione, c'era una soluzione in riuso che poteva essere presa in considerazione. Il che significava, per avere maggiori informazioni, un rapporto diretto con quella pubblica amministrazione e questo spesso e volentieri faceva sì che chi gestiva il catalogo come Agide poteva in qualche maniera non essere messo a conoscenza di tutti quanti gli sviluppi successivi. Nel passare sull'open source stiamo in una situazione diversa, l'open source ha necessità, come tutti i progetti open source, di un codice che sia reso pubblico, insieme con tutta quanta la documentazione a corredo. Quindi in qualche misura, l'informazione per chi la vuole andare a leggere, per chi la vuole andare ad analizzare, sarà immediatamente disponibile. Come vi dicevo, questo è il passato, è un passato, un transito. Avevamo chiaramente una circolare 63 di 5 anni fa, la quale era una linea guida per la valutazione comparativa, che essenzialmente era un documento molto ponderoso, molto complesso, con una serie di che finiva con una serie di algoritmi che in qualche maniera avevano un obiettivo, quello della definizione di un coefficiente di riusabilità. Coefficiente di riusabilità che era definito essenzialmente secondo una serie di autodichiarazioni che facevano le stesse pubbliche amministrazioni. Sinceramente non poteva bastare, come vi dicevo prima, era sicuramente necessario un approfondimento dei temi
intorno alla soluzione con l'amministrazione che l'aveva creata, quindi faceva sì che si potessero anche creare dei mercati paralleli che tutto sommato non erano perfettamente trasparenti. Le nuove linee guida sostituiscono completamente la circolare 63, soprattutto hanno anche cercato di essere secondo a usare un linguaggio semplice, in qualche maniera pensiamo che sia un linguaggio, anche quello tecnico riguardante l'open source, il più possibile comprensibile dalle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo finale, come vedete, di dare priorità essenzialmente al riuso del software di proprietà delle pubbliche amministrazioni e comunque della scelta del software dell'open source. Quindi questo paradigma che stiamo cercando di far passare è che la scelta dell'open source diventi un paradigma prioritario per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni. Come vi dicevo, le linee guida sono state redatte da un gruppo di lavoro coordinato qui dall'Agid, ma con all'interno referenti di Agid stessa e del team per la trasformazione digitale. La vision che in questo momento vorremmo in qualche maniera far passare è che si attivino quei processi per diffondere anche culturalmente nel contesto della pubblica amministrazione la visione del software aperto, non solo perché il software aperto è più economico, ma perché il software aperto ha tutta una serie di caratteristiche che si confanno probabilmente, secondo noi, alle attività proprie della pubblica amministrazione, ma su questo sarà decisamente più. Approfondirà maggiormente Giovanni nella seconda parte. Io a questo punto chiederei a Michela di passare direttamente alle slide successive, quelle che riguardano essenzialmente la parte del processo decisionale che abbiamo sviluppato. Perfetto, grazie Michela. Le slide che potete vedere adesso sono quelle che chiaramente, perché il documento può essere visto diviso, a parte una premessa, può essere visto diviso in due parti, appunto come vi dicevo. Una prima parte che è quella che sviluppiamo adesso, che riguarda il processo decisionale che abbiamo indicato alle pubbliche amministrazioni e che sostituisce completamente la circolare 63 precedente. Come vedrete è un processo decisionale di un certo tipo, nel quale la comparazione è una comparazione che avviene a due stadi, nel quale quindi la parte, diciamo così, antica di come venivano precedentemente scelte, le soluzioni, ovvero una scelta tra una licenza d'uso o la scelta di una richiesta di una progettazione ex novo del software, vengono relegate a una situazione di impossibilità a ricercare, a rintracciare all'interno del software in riuso o comunque dell'open source in generale. Una scelta che si confaccia alle esigenze delle pubbliche amministrazioni. Come vedete, infatti, una delle cose importanti che è stato che è finito per essere sottolineata all'interno delle linee guida è il secondo punto. Risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione o a software libri o a codice sorgente aperto. Processo decisionale. Noi abbiamo già precedentemente, era stato sviluppato all'interno della circolare 63, ma in qualche maniera l'abbiamo cercato di razionalizzare all'interno di queste linee guida, di fronte a una pubblica amministrazione ha quattro soluzioni alternative. Scegliere un software di cui c'è una PA già una PA titolare, stiamo parlando quindi di puro riuso. Scegliere un software open source. Scegliere un software proprietario, licenze d'uso prima, la realizzazione ex novo di un software. Come vi dicevo, le soluzioni di software proprietario, continuerò a ribadirlo per tutto quanto il tempo del mio intervento, e la realizzazione ex novo di software sono prese in considerazione solo nel caso in cui ci sia dimostrata, e quindi qui anche sottolineo il discorso della dimostrazione, impossibilità a rifornirsi di un software riusabile o almeno open source. Quindi, dal momento che il software di cui è titolare la pubblica amministrazione obbligatoriamente deve essere messo a riuso e nel contempo il fatto stesso di metterlo a riuso fa sì che debba essere a riuso con una licenza aperta, quindi applicandovi fra una licenza aperta fa sì che a questo punto all'interno delle scelte, delle soluzioni all'interno della pubblica amministrazione la prima scelta ricada
quasi in maniera obbligatoria, ma comunque ricada necessariamente tra le soluzioni open source. E questa, secondo noi, è decisamente una piccola, e vedremo per adesso piccola, quanto grande si svolgerà rivoluzione all'interno delle forniture, della scelta delle forniture da parte delle pubbliche amministrazioni. Ne tengo a sottolineare anche un'altra cosa. Questo fa sì che debbano a questo punto cambiare anche una serie di servizi accessori che sono a fianco a questo tipo di scelta strategica. Immaginiamo per esempio a questo punto che probabilmente il mercato elettronico della pubblica amministrazione, a cui la pubblica amministrazione fa continuamente riferimento nell'ambito del software e comunque del software open source, dovrà in qualche maniera immaginare tutto ciò e far sì che poi a questo punto ci siano una serie di servizi che sono essenziali, e principalmente per chi conosce un po' il mondo open source, quello principale è il concetto di maintenance, che quindi anche il MEPA debba in qualche maniera trasformarsi, aggiornarsi e far sì che ci siano maggiori servizi MEPA, maggiori servizi di tipo maintenance a disposizione tramite il MEPA. Il cloud computing, che era considerato una soluzione a sé stante e sembra continuare a essere una soluzione a sé stante all'interno dell'articolo 68, all'interno delle linee guida l'abbiamo considerata una modalità preferenziale di fruizione del software, ovvero è una modalità preferenziale, ma certamente non è una scelta che può stare tra le categorie che ho precedentemente descritto. In più, l'altra considerazione da fare, è che tutti i software, comunque, considerata nella fattispecie, considerato che il software non possa essere, gestito, utilizzando, software, aperto o comunque software in riuso, a questo punto immaginiamo che una pubblica amministrazione faccia la scelta di realizzare del software ex novo, questo software entrerà a questo punto automaticamente nel circuito del riuso e vi sarà anche a questo applicata una licenza aperta. Questi sono i criteri di valutazione delle soluzioni, che sono criteri che sono quelli che c'erano un po' anche nel 63, con una particolare attenzione al discorso comunque dell'adeguatezza alle esigenze indicate. Nel 63 questo non era secondo noi ben riportato. Stiamo facendo sì che stiamo chiedendo, suggerendo alle pubbliche amministrazioni che questa indicazioni delle esigenze da parte delle pubbliche amministrazioni, che le pubbliche amministrazioni facciano un po' di sforzo e che sia documentata. E sia documentata essenzialmente nei suoi aspetti sia funzionali che sia economici, e quindi gli obiettivi che si vogliono dare. Passando poi al discorso del total cost ownership, abbiamo un pochettino cercato di valutare il costo complessivo del ciclo di vita di un software, considerando le attività che bisogna in qualche maniera finanziare, se andiamo su un discorso open source di software proprietario di ex novo. Come vedete, in effetti c'è quasi una progressione che sembra esserci del numero delle attività da prendere in considerazione per quanto riguarda il costo complessivo del ciclo di vita, e c'è anche un discorso riguardante quindi il fatto che sembra già soltanto a vedere il numero delle attività da finanziare, che ci sia chiaramente che una delle caratteristiche dell'open source sia quella appunto della possibilità di contenimento dei costi. Andando poi ai criteri di valutazione specifici nuovi per quanto riguarda l'open source, e quindi il riuso, perché a questo punto consideriamo riuso open source un po' la stessa cosa. Chiaramente nella ricerca tra il software in riuso o comunque il software open source, particolare importanza alla presenza di un mantenitore, un maintainer, che sia già stato indicato per esempio dalla pubblica amministrazione che mette in riuso il software. Una presenza di accordi con terzi stipati dall'amministrazione titolare e utilizzabili dall'amministrazione valutante, questo fa sì che a questo punto ci siano dei servizi accessori a cui si può accedere direttamente da parte dell'amministrazione che voglia utilizzare il riuso.
presenza di vincoli e dipendenze obbligatorie con altro software aperto o con software proprietario, nel caso appunto dei vincoli, qui è da prenderli molto in considerazione perché potrebbero vincolare l'amministrazione che venga a utilizzare questo software, sia software in riuso sia casomai software open source. Una presenza in grado di competenza di risorse interne della PA, è chiaro che le scelte di questo tipo fanno sì che forse le competenze all'interno delle pubbliche amministrazioni debbano essere maggiormente considerate, quindi anche un discorso di formazione. Il numero e tipologia di altre pubbliche amministrazioni che utilizzano il progetto open source, e questo viene da sé, che più amministra. Questo fa sì che uno degli obiettivi che ci saremmo dati è quello di far sì che possibilità anche all'interno della pubblica amministrazione di indicazione e realizzazione di quelle che invece nell'ambito del mercato più aperto, del mercato privato, vengono chiamate le soluzioni killer, le software killer, ovvero quelle soluzioni che per la loro qualità e diffusione possono essere prese come punto di riferimento. E questo farebbe sì, anche qui c'è un problema anche di questa maggiore diffusione potrebbe far sì che ci siano anche minori costi e quindi di rispondere a delle domande che ci siamo posti sempre negli anni passati, è come mai nelle pubbliche amministrazioni software come quelle del protocollo, che potrebbero tranquillamente essere molto simili fra di loro, ma di protocolli all'interno, semplicemente di protocolli all'interno della pubblica amministrazione, ne abbiamo anche come versioni qualche centinaia. Sostenibilità poi del progetto open source, e qui vado verso valutazioni che sono tipiche di quelli che già da anni vanno ad analizzare i progetti open source per farli propri, e sono la frequenza delle modifiche, una maggiore frequenza sta a indicare che c'è una maggiore cura del software, una frequenza dei rilasci, la presenza appunto di una comunità degli utenti e una longevità del progetto. Perché a questo punto, primo, questo fanno, in effetti, sono queste paradigmi, parametri soprattutto che sono tipici dei progetti open source. Quindi forse le pubbliche amministrazioni, se vogliono affrontare questo, debbano in qualche maniera fare riferimento anche a modalità di gestione del software che sono un po' diverse da quello di oggi, che spesso e volentieri sono o chiuse all'interno del proprio perimetro o semplicemente abituate al cosiddetto chiave in mano. Fermo restando che una cosa che in precedenza dovevo chiaramente forse sottolineare maggiormente era questo della criteria di valutazione. Naturalmente tutto questo fa sì che tutto questo software sia conforme alla normativa, e quando parlo di conforme alla normativa parlo di tutta quanta la normativa che stiamo in qualche maniera, sia come regole tecniche precedenti, ma come linee guida attuali, aggiornando, e cioè stiamo parlando dell'interoperabilità, della sicurezza, della privacy, dell'accessibilità e quant'altro. A questo punto vorrei illustrarvi il cosiddetto processo decisionale. Perché il processo decisionale? Perché processo decisionale che è qui estremamente sintetizzato e che è dispiegato all'interno di quella parte delle linee guida che parlano appunto del processo decisionale. Abbiamo inizialmente da parte della pubblica amministrazione un'individuazione delle esigenze. Questa individuazione delle esigenze deve essere un'individuazione appunto delle esigenze documentata, e il maggiormente rispondente sia all'ambito sia a tutta una serie di parametri, come vi stavamo dicendo, come quelli della formazione, degli obiettivi, obiettivi anche di tipo istituzionale, perché no? Dopodiché, a questo punto, immaginando questa definizione delle esigenze, possiamo pensare in alcuni casi addirittura a una sorta di progetto di fattibilità, una ricerca delle soluzioni di cui siano titolari le PA. Quindi il nostro processo decisionale, la nostra analisi dice che la prima vetrina a cui si rivolge una pubblica amministrazione è quella che sarà su Developers Italia, quella dove sono messe in vetrina tutte le soluzioni in riuso che la pubblica amministrazione a cui ha applicato licenze aperte dovrà mettere a disposizione delle altre pubbliche amministrazioni. Le soluzioni così ricercate, secondo i parametri e le caratteristiche che vi abbiamo prima descritto, a questo punto ci siamo davanti a un bivio. Se si trovano all'interno della vetrina di Developers Italia soluzioni in riuso che
soddisfano le esigenze documentate da parte della pubblica amministrazione, a quel punto si va verso la scelta di quella soluzione e a questo punto ci si attrezza per poter installare la soluzione, casomai formare il proprio personale, casomai ancora aggiornare la pubblica, personalizzare, voglio dire, questa soluzione, considerando che spesso in un ambito appunto di progetto open source, nel momento in cui uno sceglie una soluzione, in qualche maniera come si dice, si inserisce in un mainstream, cioè si inserisce in pratica in un progetto nella quale si è chiamato non soltanto a utilizzare questa soluzione, ad essere soltanto un utente di questa soluzione, ma spesso, e soprattutto questa sarebbe la parte, diciamo così, positiva delle linee guida, e questo lo dirà poi Giovanni cosa significa nella seconda parte, cosa significa praticamente diventare non solo un utente, ma anche un innovatore della soluzione stessa, qualcuno che praticamente in qualche maniera stimoli l'aggiornamento della soluzione. Naturalmente, se come prima battuta l'amministrazione non ha trovato rispondenze all'interno della vetrina, l'altra ricerca che viene effettuata è sulle soluzioni open source in senso generico, cioè soluzioni open source che possono in qualche maniera essere presentate dai privati. Questo fa sì, super, dei privati, ma anche semplicemente da quello che è il mercato di coloro che fanno software. Significa in qualche maniera fare una ricerca ponderata. Cercheremo a questo punto anche di creare gli strumenti corretti, giusti, per far sì che questa ricerca possa essere facilitata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ma comunque è chiaro come prima scelta soluzioni open source di cui è titolare la PA, seconda scelta ricerca di soluzioni open source di cui non sono titolare le PA, ma che rispondono comunque alle esigenze della pubblica amministrazione. Solo in questo momento, quando abbiamo due ricerche negative in sequenza, possiamo immaginare la comparazione tra soluzioni proprietarie e realizzazioni ex novo. La cosa che ci teniamo a dire è che vorremmo che in qualche maniera fosse esattamente poi come succedeva precedentemente sul discorso del riuso, questa impossibilità quindi a rinvenire all'interno di questi due repository, primo quello del riuso, quello poi dell'open source in senso generale, applicazioni confacenti alla pubblica amministrazione, solo a questo punto iniziamo la vera e propria comparazione tra soluzioni proprietarie e possibilità invece, se nemmeno queste sono presenti, di una realizzazione ex novo. Attenzione. E quindi la scelta della soluzione finale. L'altra cosa che ci teniamo a dire è il fatto di quello che poi adesso andremo a vedere dopo. Esatto, è la comparazione tra soluzioni proprietarie e realizzazione ex novo. Sarò abbastanza veloce. Vantaggi della proprietaria: rapidità della messa in esercizio, garanzia, manutenzione a carico del fornitore, costi di acquisto. Quello di fare una cosa completamente ex novo è sicuramente che, e siamo certi che soddisfa tutti i fabbisogni che ci eravamo prefissi, una facilità di gestione in importazione ed esportazione dei propri dati, maggior controllo sull'estensione e aggiornamento. Ma soprattutto la cosa che andiamo a sottolineare, nel caso in cui uno dei vantaggi, secondo noi il vantaggio più importante di approntare una soluzione ex novo, è quello del riuso da parte delle altre amministrazioni. Svantaggi della proprietaria: licenze ricorsive, ma soprattutto il rischio di lock-in. Rischio di lock-in che in questi anni ha probabilmente causato gravi diseconomicità all'interno delle pubbliche amministrazioni. Svantaggi ex novo: maggiori attività di seguire, chiaramente dei costi iniziali maggiori, maggiore necessità di coordinamento, tempi di messa in produzione maggiori e probabilmente è previsto un budget naturalmente più alto. Io a questo punto darei direttamente la parola, scusandomi con Giovanni se è sforato di qualche minuto, per farvi illustrare chiaramente la seconda parte, che sarebbe quella forse invece più innovativa, che è quella di come suggerire e come indicare le pubbliche amministrazioni, come ci si muove insomma nel mondo open source, quello delle licenze open source. A voi.
Giovanni, scusa un attimo perché ci sono veramente tante domande. Quindi Eh. magari prima di andare con la seconda parte, alcune domande te le vorrei passare, Guido. Qualcuno chiede qualche esempio. Su questo direi che abbiamo proprio i casi di Lombardia Informatica e Città di Torino che potrebbero essere come dire, degli esempi concreti sui quali magari approfondire. Con domande successive, e così come pure c'è una domanda più generale perché l'open source è più economico. Mentre ci sono due punti che secondo me sono abbastanza interessanti. Uno è come si conciliano le indicazioni delle linee guida per il riuso del software con i capitolati delle gare in atto. Immagino soprattutto questo si riferisca sia alle convenzioni Consip che a investimenti che in qualche modo le singole centrali di spesa delle amministrazioni hanno avviato con delle gare. E l'altro è sostanzialmente che in attesa dell'approvazione di linee guida, già qualcuno chiede come si può attivare il riuso e se si può procedere a una stipula di convenzione tra due PA. Ovviamente mi sembra che una cosa non escluda l'altra, però Guido, se vuoi già su queste due domande le vedi Sì. scritte nel box a destra, se vuoi dare qualche input. Sì, allora, per quanto riguarda il discorso delle procedure d'appalto in essere, naturalmente quelle non le linee guida non interrompono procedure in essere. Sicuramente dalla pubblicazione in poi, però, chiediamo a tutti quanti un'attenzione particolare nei confronti delle linee guida per far sì che in qualche maniera le pubbliche amministrazioni riconsiderino le proprie attività alla luce delle linee guida. La seconda domanda, quella riguardante le convenzioni, non esiste più la necessità di convenzione, cioè abbiamo finito con le convenzioni e con i protocolli d'intesa. La licenza aperta, proprio per come sono strutturate, non abbisognano di convenzioni tra pubbliche amministrazioni. Quindi tutto ciò che è sotto applicato, c'è applicata una licenza aperta, si fa sì che le regole che dovrebbero essere descritte nelle convenzioni sono già descritte nelle licenze. Questa è la novità anche da un punto di vista di formalizzazione degli atti tra le pubbliche amministrazioni. Non c'è assolutamente necessità, al limite nemmeno di chiederle alla pubblica amministrazione che ha messo in riuso e che è titolare del codice, guarda, io sto per utilizzare il codice. È chiaro che bisogna farlo per un motivo di decenza di rapporti istituzionali, ma la cosa che semplifica, ma le licenze aperte semplificano al massimo il sistema praticamente di rapportarsi e di procacciarsi in qualche maniera il codice e la soluzione stessa, perché basta semplicemente seguire le regole delle licenze che sono già ben descritte all'interno del repository a fianco al codice e alla documentazione. All'interno della documentazione ci sono queste regole, la pubblica amministrazione non deve fare nient'altro che rispettarle. Ok? Grazie Guido. Altre due domande. Io ho l'impressione che potrebbero essere già oggetto anche dell'intervento di Giovanni, quindi le leggo e vi lascio a Posso voi fare solo un decidere commento sulla se risposta rispondere di subito o Guido? dopo. Una riguarda il fatto che in fondo il riuso del software potrebbe andare oltre, nel senso che attraverso servizi condivisi, SaaS e PaaS, in realtà si riusa non tanto il software ma il servizio, quindi ci potrebbe essere degli applicativi che sono riusabili attraverso il cloud. E l'altro è che qualcuno adesso fa riferimento a un ministero, non so quale sia, ma sostanzialmente si dice: ma perché invece non si rendono in qualche modo obbligatori il riuso di alcuni applicativi in modo anche di aumentare le opportunità in termini di interoperabilità tra gli enti. Questi due punti in qualche modo mi sembrano tra loro legati. Non so se Giovanni tu ne parlerai, se no magari può essere Non Guido a dare un. esplicitamente. Giovanni. Allora, per quanto riguarda il primo punto, cioè il fatto che il riuso tramite PaaS e SaaS non è esplicitamente contemplato all'interno delle linee guida, questo è vero. È vero che è una cosa che è possibile ovviamente realizzare. C'è un tema ovviamente di condivisione dei costi, nel senso che
se per pass e SaaS si intende che una pubblica amministrazione offre un servizio pass e SaaS ad altre pubbliche amministrazioni, questo è un modello che è possibile, però attualmente non è disciplinato all'interno delle linee guida, quindi le linee guida non offrono, diciamo, un percorso semplificato, però è un modello che è possibile. Sostanzialmente è comunque possibile ovviamente mettere in piedi. Per quanto concerne l'altra domanda, cioè il fatto del software unico all'interno del Ministero, questo è ovviamente è un tema che è impossibile dare una risposta generale, nel senso bisogna capire quale software, quale Ministero. Per esempio all'interno del MIUR sappiamo che il MIUR come sistemi informativi offre tutta una serie di servizi, mentre altri sono demandati all'autonomia dei singoli istituti scolastici, quindi diciamo che ogni ministero ha l'autonomia per capire che cosa è meglio, diciamo, offrire centralmente agli, diciamo, gli enti locali e che cosa invece ha senso invece lasciare alle specificità di ciascun ente. Non penso che si possa dire che c'è una soluzione unica che può andare bene per tutto il software. Volevo solo commentare anche un secondo, l'ultima risposta che ha dato Guido, che ovviamente mi trova perfettamente allineato. La domanda si riferiva anche a che cosa succede nelle more delle applicazioni delle linee guida a livello convenzionale. Allora, quello che volevo dire è che nelle more ovviamente si può stipulare ovviamente una convenzione. È anche vero che le linee guida sostanzialmente disciplinano un processo che è quello del rilascio in open source, che è un processo che comunque è possibile adottare anche nelle more che le linee guida lo sostanzialmente ratifichino come processo standard. Quindi da questo punto di vista, anzi, volevo anche dire che noi siamo a disposizione per offrire un supporto in questa fase iniziale alle pubbliche amministrazioni che volessero iniziare subito ad applicare le linee guida e sposare questo modello. Noi siamo a disposizione in Developers Italia e potete contattarci perché vogliamo dare un supporto proprio dal punto di vista tecnico per iniziare a capire come applicare le linee guida al software che un'amministrazione possiede. Ok, allora detto questo passerei alla mia presentazione, poi riprendiamo anche le successive. Senso che mi scuso con chi ha fatto altre domande se non rispondiamo subito, però dategli un'occhiata magari per rispondere Perfetto. successivamente. Prego, Allora, come dimmi. dicevamo, questa seconda parte di webinar si occupa della parte di riuso, che è la seconda, diciamo, la seconda metà e la seconda anima del processo delineato dal CAD. Iniziamo quindi a vedere la norma che ci guida, quindi la norma sulla base del quale abbiamo scritto le linee guida e in particolare sono l'articolo 69, commi 1, 2 e 3. Il comma 1 è quello che proprio introduce all'interno dell'ordinamento italiano il riuso. Come diceva Salvatore all'inizio, in realtà sotto varie forme l'articolo 69 era presente fin dal 2005, quindi diciamo il legislatore ha provato con varie iterazioni del testo, diciamo, a far partire questo modello del riuso. I risultati sappiamo che fino ad oggi non sono entusiasmanti. Ad oggi la norma dice questo: le pubbliche amministrazioni che siano titolari di software realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni. Quindi da questo punto di vista direi che la norma è molto chiara, la parola software non è esattamente presente nel CAD, ma come chiariamo all'inizio delle linee guida, il CAD è figlio ovviamente di molte trasformazioni negli anni e quindi utilizza tanti sinonimi per indicare sostanzialmente quello che possiamo chiamare in questa fase per semplificare software. Quindi c'è un obbligo di pubblicare il codice sorgente del software, di metterlo sul repertorio pubblico, quindi di pubblico accesso, di metterlo sotto una licenza aperta e di darlo quindi in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni. Vediamo il comma 2, che è quello della titolarità, che dice al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto, salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico, che l'amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui software appositamente sviluppati per essa. Quindi qui si entra nel tema della titolarità. Poiché il comma 1 dice che un'amministrazione deve pubblicare e mettere a riuso un software, il comma 2 chiede all'amministrazione di acquisire la titolarità per poter dare atto al comma 1.
perché ovviamente un'amministrazione non ha il diritto di pubblicare un software open source se non ne è titolare. E quindi il comma 2 disciplina questo obbligo. Il comma 3 non è qui riportato, quello che sostanzialmente dà ad Agid l'incarico di scrivere le linee guida per diciamo, descrivere il modello di riuso, identificare le piattaforme di riferimento. Vediamo quindi il modello di riuso che assieme ad Agid abbiamo delineato. Questo riferimento 3.2, come vedrete nella presentazione, sono i riferimenti ovviamente ai specifici capitoli e paragrafi delle linee guida, così che potete prenderli, diciamo, le slide illustrano specifici passaggi delle linee guida. Quindi il modello del riuso è il seguente. Abbiamo diviso due, diciamo, due fasi, diciamo, è una specie di storia che ora vado a raccontare di come funziona il modello del riuso. C'è una prima fase in cui una pubblica amministrazione decide di sviluppare un software che ho chiamato Imago, in questo caso da zero. Quindi alla base diciamo, alla valle del processo di valutazione che prima Guido ha illustrato, la pubblica amministrazione decide che la cosa migliore per lei è quella di sviluppare questo software Imago da zero e lo commissiona a uno sviluppatore. Quindi lo sviluppatore, ho usato un termine generico, per sviluppatore può essere ovviamente un team interno di sistemi informativi, quindi un dipartimento interno, può essere un in-house, può essere un'azienda privata tramite gara, quello che è, insomma. Quindi viene commissionato questo software Imago e la PA acquisisce la titolarità di quanto sviluppato, quindi adempiendo al comma 2, diciamo, nel contratto per lo sviluppatore, con lo sviluppatore gli chiede di cedere la titolarità di quanto sviluppato. La PA inoltre incarica lo sviluppatore stesso di pubblicare il software con codice sorgente con la licenza aperta durante o al termine della lavorazione su una piattaforma, su uno strumento che abbiamo chiamato strumento di code hosting. Questo strumento è uno strumento che viene scelto dalla pubblica amministrazione e poi vediamo nel dettaglio come viene scelto questo strumento. Quindi in questo caso la PA chiede allo sviluppatore stesso, perché di processo tecnico si parla, che durante la lavorazione o al termine della stessa, in occasione di rilascio, ci sono varie opzioni previste nelle linee guida, lo sviluppatore adempia alla pubblicazione in open source secondo tutte le regole tecniche previste dalle linee guida. Una volta pubblicato su questa piattaforma, sostanzialmente viene fatta una registrazione di questo software all'interno di Developers Italia, che è la piattaforma centrale. Qui il codice colore verde rappresenta Agid Team Digitale, mentre il codice colore blu rappresenta, diciamo, proprietà o comunque, diciamo, influenza della pubblica amministrazione A. Quindi al termine di questo processo il software viene pubblicato su una piattaforma, che è una piattaforma di proprietà o comunque, diciamo, in uso tramite un contratto di servizio alla pubblica amministrazione A, e poi viene però registrato all'interno di Developers Italia. La registrazione in realtà è un processo semiautomatico sul quale non mi dilungo perché ovviamente è un dettaglio tecnico, però è un processo semiautomatico perché poi Developers Italia di fatto offre una specie di motore di ricerca ed è in grado quindi di scoprire il software all'interno di tutte le piattaforme di code hosting che verranno aperte. La fase 2 di questo processo di riuso è la fase di riuso. In questa fase una PA, che è la PA B, durante la fase di valutazione comparativa, come spiegava Guido, effettua una ricerca su Developers Italia tramite il motore di ricerca e trova il software Imago che la PA A ha sviluppato precedentemente. La PA B scarica il software Imago dallo strumento di code hosting della PA A, quindi vedete che lo strumento code hosting blu fa riferimento al medesimo che era presente prima. Scarica questo software e può farlo liberamente perché il software è stato pubblicato con una licenza open source, quindi diciamo, a livello di contratto, il contratto si perfeziona con il download del software sulla base di quanto contenuto nella licenza aperta e quindi la PA, diciamo, acquisisce il software B semplicemente scaricandolo. Questo software probabilmente, essendo stato appena scritto per uno specifico caso d'uso della PA A, probabilmente non è immediatamente pronto alle esigenze della pubblica amministrazione B. Sarà probabilmente necessario andare, oltre che a installarlo, oltre che a formare il personale, anche magari a personalizzarlo. Si tratta quindi comunque di un intervento tecnico per il quale la PA B incarica uno sviluppatore, come abbiamo visto precedentemente, che può essere uno sviluppatore diverso da quello della PA A, e infatti qui è rappresentato in rosa, perché è uno sviluppatore che ovviamente può, avendo accesso al codice sorgente e a tutta la documentazione che la PA A ha rilasciato, in autonomia effettuare tutte le operazioni tecniche di installazione, personalizzazione, hosting, tutto quello che è necessario per usufruire del software Imago.
Se vengono sviluppati dei pezzi di software nuovo che si aggiungono al software Imago, di questi pezzi è necessario cedere la titolarità, esattamente come abbiamo visto nell'esempio precedente, e di conseguenza fare un'ulteriore pubblicazione in open source, questa volta sullo strumento di code hosting della piattaforma B. Quindi, in pratica, sostanzialmente vediamo che la pubblica amministrazione B può da sola accedere alla piattaforma del code hosting della pubblica amministrazione A, incaricare lo sviluppatore e fare un rilascio. Ho una piccola slide di approfondimento su questo tema di questo flusso che abbiamo visto ora. La prima cosa è che le PA A e B non devono neppure contattarsi, cioè non è necessario nemmeno che ci sia un contatto per email, no? Perché su Developers Italia viene effettuata la ricerca, viene individuato il software, si scarica il software, la documentazione, si incarica un proprio sviluppatore interno e esterno di effettuare ciò che è necessario e il software si può iniziare ad utilizzarlo. Ovviamente il fatto che non sia necessario non vuol dire che non possa essere utile, ovviamente entrare in contatto, chiedere informazioni, capire se il software sta davvero funzionando bene, se magari ha delle funzionalità o delle altre, lasciando comunque la disponibilità dell'amministrazione A il rispondere ovviamente a questo contatto. Da questo punto di vista, formalmente alla pubblica amministrazione A non viene chiesto nessun obbligo di manutenzione su quel software. Se essa non vuole mantenerlo, non è interessata, non ha budget o non vuole farlo, non c'è nessun obbligo da questo punto di vista. Una volta il software è stato rilasciato, secondo tutte le regole tecniche che lo rendono comunque completo, documentato e pronto all'uso, sostanzialmente la PA ha finito la sua parte di adempimento dell'articolo 69 e a quel punto tutte le altre pubbliche amministrazioni sono indipendenti. L'altra cosa che abbiamo notato è che appunto non c'è per forza uno sviluppatore unico che sviluppa questo software. Si può ovviamente, diciamo, nell'ambito poi ovviamente del codice degli appalti, di quanto disciplinato il codice degli appalti, ricorrere allo stesso fornitore, magari se per esempio la PA fosse per esempio una regione che magari fa un contratto con una propria in-house e offre, dice, mette a disposizione del lavoro di personalizzazione a favore per esempio dei propri comuni, allora ovviamente in questo caso la PA B può ricorrere allo sviluppatore identificato dalla PA A in virtù di questo contratto di servizio, di questa offerta che viene messa a disposizione. Però sono tutti casi, sono tutte possibilità, non c'è nessun obbligo da questo punto di vista. Inoltre è importante notare che la parte tecnica è completamente demandata agli sviluppatori, perché questo è il sistema, diciamo, è una parte tecnica, siccome la messa in open source è di fatto un processo tecnico, il fatto di demandarla a chi il software l'ha scritto è la cosa assolutamente più efficiente, perché fa in modo che il software, diciamo, sia tecnicamente pronto senza un intervento da parte dell'amministrazione. Questo processo, tra l'altro, è un processo molto, molto comune anche nel mondo dell'industria. Se si pensa che GitHub, che è la piattaforma di software open source più diffusa al mondo, ha qualcosa come 30 milioni di account di sviluppatori e qualcosa tipo 70 milioni di software open source a disposizione, questo processo è un processo, diciamo, molto conosciuto dagli sviluppatori. Andiamo avanti, piccolo passaggio su Developers Italia. Ad oggi Developers Italia sta già diventando il punto di riferimento per lo sviluppo dei servizi pubblici, anche se ad oggi parla solo delle piattaforme, diciamo, abilitanti del piano triennale. Su Developers Italia troviamo la documentazione tecnica, i piani di sviluppo, gli ambienti di test, c'è le modalità di collaborazione di tipo community, ci sono tutti i flussi descritti su come interagire su un software, gli strumenti di comunicazione. Quindi sostanzialmente Developers Italia è una piattaforma che dal punto di vista del creare una community è già riuscita in questo intento. Abbiamo per esempio quasi nello Slack, che è lo strumento di chat che gli sviluppatori usano per sviluppare all'interno, diciamo, delle piattaforme abilitanti, abbiamo, guardavo ieri, tra i 2.000 e i 3.000 messaggi al giorno. Quindi si tratta comunque di una piattaforma in cui c'è già un certo volume di sviluppo. Quello che stiamo facendo, e qui ho messo una piccola bozza di lavoro, ovviamente non definitiva, giusto interna di prototipizzazione, è quella di realizzare una nuova versione, un ampliamento del sito Developers Italia che appunto contenga un motore di ricerca del software libero, un motore di ricerca che parli il linguaggio delle amministrazioni, che quindi faciliti un amministratore nel cercare delle soluzioni esistenti e quindi possa rispondere a delle domande del tipo: sono una scuola e cerco un software a riuso di registro elettronico, no? Quindi un motore di ricerca che sia in grado di rispondere a questa domanda per aiutare, per esempio, la scuola a trovare le soluzioni a disposizione all'interno di questa vetrina e poterle direttamente acquisire.
Sarà anche possibile, attivando un'apposita opzione, andare a cercare anche software open source di terzi. Questo perché, mi sa che c'era anche una domanda, visto passare su questa cosa. In generale, noi riteniamo che, è vero che il CAD parla di software a riuso, però il processo identificato, è ovviamente il processo adottato nell'industria. Di conseguenza, se anche sostanzialmente dei volontari, delle associazioni, delle aziende, vogliono rilasciare del software pensato per la pubblica amministrazione sotto licenza aperta, quindi con i medesimi vincoli e quindi diciamo la medesima diciamo, accesso gratuito, completezza del software rilasciato, lo può comunque fare. Quindi, per esempio, ci sono delle associazioni, questo esempio del registro elettronico, esiste un'associazione che ha rilasciato un registro elettronico open source, questo registro è già tra l'altro in uso a qualche decina di scuole, questo registro elettronico open source, seppur non messo a riuso dall'amministrazione, sarà comunque presente all'interno di Developers Italia perché una scuola ne possa ovviamente valutare la. Vediamo ora un po' di approfondimenti. C'è il tema della titolarità di cui ho parlato brevemente. Ogni amministrazione, qui cito le linee guida, ogni amministrazione deve, in sede di negoziazione di un contratto volto a commissionare lo sviluppo di un software, garantirsi all'esito dell'esecuzione del contratto la piena ed esclusiva titolarità di tutti i diritti sul software oggetto di sviluppo. Questo perché se, come dicevamo, se una pubblica amministrazione non è titolare di un software, non ne può disporre la messa a riuso e la pubblicazione in open source sullo strumento di code hosting. Nelle linee guida abbiamo fatto degli esempi di clausole già pronte che possono essere integrate all'interno dei contratti, a seconda della tipologia di contratto, per dare delle indicazioni. Andiamo avanti. Licenza aperta, questo è un tema ovviamente critico. Ovviamente il CAD dice che appunto in questa pubblicazione il software deve essere rilasciato sotto licenza aperta. Che cosa si intende per licenza aperta? La licenza aperta è un contratto di licenza che garantisce la libertà di eseguire, di studiare, di modificare, di ridistribuire un software senza oneri e senza quindi necessità di contattare l'autore. Quindi questo è sostanzialmente un modello di licenza, un framework di licenza. Nelle linee guida abbiamo identificato la Open Source Initiative, che è un'organizzazione internazionale riconosciuta a livello mondiale per un suo processo di certificazione delle licenze aperte, e l'abbiamo indicata come diciamo, il processo di certificazione da utilizzare per sapere se una licenza è aperta oppure no. Qui vedete uno screenshot del sito con una parte delle licenze approvate. Quindi sostanzialmente quello che diciamo nelle linee guida è che una qualunque delle licenze approvate da OSI è una licenza valida ai fini dell'adempimento del CAD. Quindi è possibile scegliere una qualunque di quelle licenze. Ovviamente vedete che sono probabilmente più di 100. Di conseguenza abbiamo, diciamo, nelle linee guida identifichiamo delle scelte che pensiamo debbano essere preferenziali nella scelta della licenza. Questo perché anche una proliferazione di licenze diverse rende anche più difficile e oneroso il riuso, perché se io volessi andare, per esempio, a combinare software diversi, se i software sono rilasciati sotto licenza diversa, probabilmente devo verificare che questo non crei un problema a quanto scritto nel testo della licenza. Quindi pensiamo che se le amministrazioni dovessero, per assurdo, sorteggiare una licenza a caso all'interno di quella presente su OSI, quindi il software si distribuisse all'interno del centinaio di licenze, questo di fatto potrebbe essere un grosso impedimento al riuso perché renderebbe più oneroso poi la valutazione e l'adozione del software. Di conseguenza identifichiamo delle scelte prioritarie che suggeriamo alle amministrazioni laddove non sussistano, diciamo, altre scelte dovute a vincoli interni o altre esigenze specifiche di ciascuna amministrazione. In particolare per il software già esistente indichiamo di utilizzare la medesima licenza nel momento in cui viene messa a riuso, cioè di non fare cambi di licenza gratuiti, diciamo. Per il nuovo software applicativo consigliamo la licenza EUPL, che è la licenza rilasciata dalla Commissione europea, che è una licenza di respiro europeo e tradotta in tutte le lingue, quindi una licenza molto adatta al caso della pubblica amministrazione italiana. Per il nuovo software di tipo web identifichiamo la licenza AGPL di GNU. Per i componenti software riutilizzabili, quindi non si parla di software finali che utilizza un utente finale, ma si parla di componenti tipo interfacciamento con protocolli, interfacciamento con sistemi, utilizziamo questa licenza BSD e per la documentazione Creative Commons CC BY. Il motivo per la scelta di queste licenze è dettagliato nelle linee guida. Nella terza colonna potete vedere il codice SPDX, che pure è indicato nelle linee guida, è un codice standard che viene utilizzato per identificare in modo chiaro uno specifico
contesto di licenza, in maniera da non essere ambiguo nel riferimento, nel numero di versioni e così via. Parlavamo degli strumenti di co-hosting, le linee guida chiedono a ogni amministrazione di identificare uno strumento che abbia dei requisiti specificati, requisiti in termini di accesso pubblico, possibilità di scaricare il codice sorgente senza registrarsi, possibilità di aprire delle segnalazioni di problemi, possibilità di fare interventi sul codice, di proporre modifiche al codice, e nell'allegato B indichiamo una serie di strumenti che noi abbiamo già verificato essere compatibili con questi requisiti. Quindi, per esempio, qui cito GitHub, Bitbucket e GitLab, che sono gli strumenti più diffusi. Alcuni di questi sono dei SaaS gratuiti, quindi un'amministrazione può semplicemente collegarsi al sito, per esempio, github.com, aprire una propria area gratuitamente e con questo, diciamo, ha effettuato la scelta dello strumento di code hosting e può indicarlo semplicemente ai fornitori per il caricamento del codice, creandogli delle credenziali che possono caricare il codice all'interno di questo software. Altri sono da installare, quindi un'amministrazione che per esempio avesse un sistema informativo, diciamo che per esempio ha delle integrazioni con i sistemi di pubblicazione del software e vuole quindi avere un software installato proprio nei propri sistemi, oppure diciamo su SPC Cloud, comunque diciamo sotto il proprio controllo, può per esempio, qui per esempio è indicato GitLab, che è un software open source che può essere tranquillamente installato, integrato e utilizzato. Quindi ciascuna amministrazione è libera, diciamo, di scegliere uno strumento all'interno di quelle regole che sono identificate, se preferisce andare sul SaaS o su una installazione come crede. Dopodiché le linee guida chiedono anche che una volta scelto lo strumento e installato ne venga data visibilità all'interno della pagina istituzionale, nelle linee guida dei design per i servizi web della pubblica amministrazione, e dovrebbe essere già previsto, se non lo è, lo sarà a brevissimo, un'indicazione di come linkare lo strumento di code hosting nel proprio sito istituzionale. Per intendersi sarà tipo un link nel footer. Codice sorgente, software a riuso messo nel footer che punti all'area, diciamo, dove viene pubblicato il software. Un'altra cosa importante è che noi abbiamo preparato delle guide tecniche già pronte, che sono allegati alle linee guida. Queste guide tecniche sono pensate per semplificare il procurement, quindi in generale semplificare quella che era la fase in cui io incarico un fornitore di adempiere all'aspetto legale, scusate, all'aspetto tecnico, della messa a riuso, della presa a riuso. Le guide tecniche sono pensate per essere pronte all'uso, quindi per esempio l'allegato B si intitola Guida alla pubblicazione open source di software realizzato per la PA e le linee guida chiedono che venga allegato ad una gara in cui si commissiona la realizzazione di un software ex novo. In questo modo la pubblica amministrazione che adempie, diciamo, l'articolo 69 alla messa a riuso mentre sviluppa un nuovo software non deve fare altro che allegare questo software, diciamo, oltre alla scelta della piattaforma e magari dell'indicazione della licenza, dal punto di vista tecnico, intendo in questo momento, non deve fare altro che mettere questo allegato nei documenti, allegarli al contratto dell'in-house, al contratto di servizio, può essere al capitolato di una gara d'appalto effettuata su MEPA, per esempio, quindi non deve fare altro che inserire questo allegato in cui dà le indicazioni tecniche agli sviluppatori. L'allegato è già stato scritto in questo linguaggio, proprio per rivolgersi, diciamo, a un fornitore, inteso in senso però generico. E ovviamente se si tratta di un dipartimento di sistemi informativi interno, il dipartimento potrà seguire le indicazioni dell'allegato che gli danno tutte le indicazioni tecniche. C'è poi un allegato per come si fa manutenzione, quindi evoluzione di un software open source, continuando a darne visibilità e continuando a mantenerlo in riuso, e un allegato su come si prende a riuso e si modifica un software open source rilasciato da un'altra pubblica amministrazione, cercando magari di contribuire all'evoluzione di questo software. Di conseguenza, con questo ho finito. Ci sono sostanzialmente due cose che è possibile fare fin da subito per andare nella direzione, diciamo, indicata dal CAD e dalle linee guida. Il primo è censire il software di cui si è già in possesso al fine di verificare la titolarità. Questo perché ovviamente, noi abbiamo parlato con varie amministrazioni che in realtà, non sono sicure al 100% che nei contratti con i quali sono stati realizzati determinati software abbiano la titolarità piena di questo software, quindi è necessario fare un po' di censimento da questo punto di vista e nel caso positivo, quindi nel caso che la pubblica amministrazione abbia, diciamo, acquisito la titolarità come era richiesto dal comma 2 del 69, procedere al rilascio sotto licenza aperta di questo software, secondo le indicazioni. E la seconda cosa che è possibile fare fin da subito e modificare tutte le procedure interne per assicurarsi che ogni nuovo contratto, gara relativa a software, quindi sviluppo in ops novo, manutenzione, includa le guide tecniche che sono allegate alle linee guida. E con questo direi che ho concluso. Grazie Giovanni. Sì, ce ne sono sempre Ci sono le tante. domande? Adesso forse io faccio qualche errore di sintesi, Prego. ma
Diverse domande fanno riferimento un po' alla realtà delle piccole amministrazioni. Per parlare chiaro, gli enti locali, ma come dicevi tu prima, può essere anche il caso delle scuole, che vorrebbero avere delle soluzioni, standard e riusabili, ma poi si scontrano con la loro dimensione, che sostanzialmente poi si riflette soprattutto sulle competenze interne, competenze. Tanto anche semplicemente per valutare, quindi anche fare una valutazione del total cost of ownership richiede certe competenze, ma poi anche valutare le caratteristiche in termini di sicurezza, di interoperabilità che ha un software che viene preso in riuso. Quindi sembra quasi che dalle domande venga la preferenza per delle soluzioni chiave in mano, cioè che qualcuno al di sopra faccia delle scelte di riuso e le metta a disposizione. Un ulteriore problema può essere quello poi di migrare i dati dalle applicazioni precedenti a quelle nuove, che quindi può essere un costo che in qualche modo si deve considerare, si deve aggiungere, per arrivare ai problemi, come dire, dal momento in cui si acquisisce in poi sarebbe interessante, qualcuno dice, avere anche delle soluzioni di sviluppo e manutenzione condivisa, sempre per abbattere i costi. E non a caso si fa anche riferimento al ruolo che possono avere le regioni in un processo del genere, immagino per gli enti locali o può essere un ministero come il MIUR per le scuole. Quindi si apre con un modello di acquisizione e diffusione del software aperto a una pubblica amministrazione nuovo che pone molti problemi e qualcuno anche chiede. Aiuterà, sosterrà in qualche modo le amministrazioni che affronteranno questi percorsi. Quindi, diciamo, è una domanda abbastanza articolata e complessa, forse anche Guido potrebbe dare un suo contributo su questo. Sì, sono diverse domande. Alcune sono, diciamo, a livello di governance, no? Quindi a livello di sistema paese è possibile fare qualcosa per identificare delle soluzioni a riuso preferibili, investire su queste. Allora, sostanzialmente, una risposta che ovviamente è un work in progress, no? Nel senso che noi dobbiamo cominciare a pubblicare questo software open source di proprietà delle amministrazioni e tutti possono fare la propria parte mettendo fuori il software che hanno internamente, che usano internamente a disposizione di altre amministrazioni. Questo è un modello distribuito dove la nostra speranza è che si formi piano piano un ecosistema, un patrimonio di software pubblico disponibile, diciamo, a riuso da tutte le pubbliche amministrazioni. Quando questo software poi, risultasse appunto disponibile, esiste, diciamo, si è popolato sempre di più, viene riutilizzato da varie pubbliche amministrazioni, secondo me a quel punto è anche possibile, e qui parlo proprio in senso generale, valutare, no, se è possibile andare a consolidare delle esperienze, magari delle esperienze positive, e proporle come software di riferimento. Questo però è un tema, è proprio difficile dare una risposta, perché appunto in alcuni casi, come vi evidenziavamo prima, esiste già una governance centrale di uno specifico ministero che per esempio fa già un lavoro in questa direzione. Quindi è difficile identificare un modello da questo punto di vista che possa coprire tutti i casi, con tutti i casi. Quello che noi stiamo facendo qua è cercando di fare in modo di iniziare a condividere tramite questo processo il software e iniziare a costruire questo patrimonio che oggi è quasi del tutto assente, per iniziare a fare degli sviluppi. E da questo punto di vista c'era la domanda di sviluppo e manutenzione condivisa. Nel mio intervento non l'ho trattato, però nelle linee guida c'è un accenno a questa cosa. Cioè si indica proprio il fatto che, per esempio, quando un'amministrazione prende a riuso il software, allora diciamo, l'amministrazione che fa manutenzione di un software, che quindi diciamo ne è titolare, ne fa manutenzione, con l'allegato tecnico dà a disposizione anche al proprio sviluppatore perché sia a disposizione, diciamo, di eventuali contatti da parte di chi mette a riuso da un punto di vista tecnico per valutare il software. E così l'amministrazione che prende a riuso un software nell'allegato tecnico dà a disposizione allo sviluppatore perché prenda questi contatti e cerchi di capire se per esempio ci sono degli sviluppi che sono già previsti nella roadmap dell'amministrazione cedente, diciamo così, e possono essere, diciamo così, evitati di essere fatti 2 volte, essere accorpati. Quindi c'è questa, diciamo, questa spinta, no? Cioè, da una parte vogliamo preservare il concetto che questo modello non richiede per forza lo stipulare una convenzione o un processo amministrativo da 2 amministrazioni. Dall'altra, però, cerchiamo di stimolare il concetto che mettendosi d'accordo, magari tra 2 o 3 amministrazioni che hanno a riuso lo stesso software, è possibile magari fare una manutenzione condivisa su questo software.
C'è anche stato richiesto, mi sembra in fase di consultazione, se era possibile preparare dei modelli di convenzione per lo sviluppo e la manutenzione condivisa, un po' sullo stile degli allegati pronti all'uso. Questa è una domanda che ho letto in questi giorni in consultazione pubblica, non ne abbiamo ancora riflettuto internamente, la riporto per completezza perché mi sembra di capire che è un tema, abbastanza caldo, ecco, da questo punto di vista. Sì, io Quindi su qualcosa in quel giro, discorso questa che in domanda? effetti due cose. Una sul discorso appunto della possibilità di condividere. È un discorso, una volta si parlava anni fa dei centri servizi. Oggi in effetti un centro servizio potrebbe essere quello che anche sotto lo stimolo delle regioni, perché no, soprattutto a livello locale, potrebbe essere effettuato per poter centralizzare i servizi di manutenzione di software o cose di questo genere, soprattutto come ausilio nei confronti delle piccole amministrazioni che in questo sicuramente saranno sempre in una situazione di difficoltà. L'altra cosa è sul supporto di Agid. Agid in effetti il supporto chiaramente non lo possiamo stimolare, questo che ho detto adesso, cioè il fatto che chiaramente si creano le premesse per far sì, questo anche per esempio una serie di accordi che stiamo prendendo in questi mesi con le pubbliche amministrazioni regionali potrebbe essere indirizzato verso questo, che fa sì che chiaramente queste esigenze, soprattutto a livello locale, possano trovare una risposta. Perché io credo che certe esigenze si siano sviluppate soprattutto, siano chiaramente da svilupparsi e da avere delle risposte soprattutto a livello locale. Poi per quanto riguarda una bella domanda in rosso che mi dice, ho preso un software in riuso da altra PA, ossia codice che DB, documentazione scarsa, ho fatto gara per sola manutenzione ordinaria normativa. Nel capitolo tecnico, quale allegato aggiungo? Beh, questa forse la risposta gliela dovresti dare te, Giovanni, perché in qualche maniera una delle così, esigenze a cui volevamo rispondere è appunto, e anche con il lavoro di Work in Progress che diceva Giovanni, a questo punto che le risposte, soprattutto gli allegati, possano essere costruiti anche per poter diventare degli allegati tecnici, casomai in situazioni di questo tipo, quando ad un certo punto debbano essere fatti capitolati o da Sì, altro. c'è Vero? l'allegato, mi sembra. Sì, mi sembra l'allegato C è quello per Esatto. la manutenzione. Quindi, magari Esatto. se Maria Cammarota, potesse guardare l'allegato C, capire se si applica al suo caso d'uso e se non si applicasse nello specifico Esatto. caso d'uso, di contattarci, soprattutto Sarebbe durante la fase di un perfetto uso consultazione, di ma anche feedback dopo, della ovviamente, consultazione, vero? e sarebbe fantastico. Esatto, sarebbe perfetto perché a quel punto se ci dice guarda, ho visto l'allegato, ma nel mio caso non si applica perché riusciamo a intervenire e a renderlo applicabile al caso. Si parla anche, vedo nelle domande, dei dati, del tema dei dati, del trasferimento dei dati. Allora, da questo punto di vista, ovviamente c'è un tema di un pregresso e un tema di un nuovo, no? Per cui se un'amministrazione, diciamo, ha titolarità di un software, anche se questo ad oggi non consente, diciamo, un'esportazione dei dati, ottiene dati in formato proprietario, è ovviamente possibile per l'amministrazione valutare in fase di manutenzione evolutiva un cambio da questo punto di vista. Viceversa, se l'amministrazione non è titolare, ma un software proprietario in licenza che non espone, diciamo, la possibilità di esportare dati, da questo punto di vista è in una condizione di lock-in. Le linee guida ne parlano anche nella fase del 68 di valutazione, identificano come obbligatorio la scelta di un software. Cioè, esplicitamente vietano di scegliere un software che non consente l'esportazione di dati in formato aperto. Noi su questo interverremo anche con le software house perché ovviamente ci piacerebbe comunicare anche con loro e parlare di questi temi anche con le software house, però da questo punto di vista quello che possiamo fare in linee guida è ovviamente cercare di portare le amministrazioni in questa situazione di lock-in dando delle indicazioni chiare sul fatto che questo non è possibile. Se poi guardate gli allegati tecnici per la messa in riuso, vedrete che si dà indicazione allo sviluppatore sia di fare in modo che ci sia presente sempre un'esportazione in formato aperto, sia di includere al codice sorgente anche la documentazione, i commenti e quanto è necessario, diciamo, per il riuso. Quindi da questo punto di vista sul nuovo noi cerchiamo di intervenire. Ovviamente c'è tanto esistente dove la qualità e la quantità dell'intervento dipende anche dal budget a disposizione dell'amministrazione e della tipologia di manutenzione che si può permettere Grazie di Guido, fare. grazie Giovanni, vi fermo, ci sono ancora domande, ma siamo un po' lunghi coi tempi. Chiederei a Luciano Rizzi di aprire la sua webcam e a questo punto, dato i tempi che abbiamo, farei intervenire subito dopo Luciano Rizzi Maria Sina e lasciamo le domande alla fine dei due interventi. Prego, Luciano.
Buongiorno a tutti, Luciano Ritti, Lombardia Informatica, società in-house di Regione Lombardia per i servizi digitali. Come vedete dalla copertina della mia presentazione, che riprenderà un caso d'uso sulla valutazione comparativa, io sono componente di un centro di competenza che si occupa in Lombardia Informatica di compliance normativa dei servizi digitali. È un centro di competenza che offre i suoi servizi sicuramente all'interno dell'azienda, ma anche ai soggetti di cui si occupa. Scusate, Luciano mi diceva che aveva problemi di connessione oggi, quindi vediamo se si riesce a ricollegare, altrimenti magari diamo la parola a Maria. Mi vedete? Sì. Io Ok, mi sì, sento. ok, puoi ripartire, grazie. Ok, stavo dicendo che noi ci occupiamo come centro di competenza di parecchi temi che sono usciti anche nella presentazione prima di Guido Pera rispetto alla compliance dei servizi digitali e quindi delle applicazioni che devono essere date in riuso e che nel caso nostro vengono anche sviluppate in casa, rispetto a tutti questi temi. Uno dei temi in particolare di cui si occupa, di cui mi occupo io, è ovviamente quello del riuso. E in questo contesto ci è stato chiesto di supportare diciamo, l'analisi per l'evoluzione di un sistema informativo di Regione Lombardia che era da sostituire. In prima battuta è stato detto, rifacciamo quello vecchio. Era appena uscito il CAD e la collega che si occupa di questo servizio ha chiesto come supporto a questo centro di competenza di predisporre, proprio in aderenza all'articolo 68 del CAD, uno studio comparativo per capire se ci fossero delle soluzioni che potessero soddisfare il nuovo fabbisogno di regione. Chiaramente abbiamo avuto un approccio metodologico alla problematica, incrociando sia le nostre metodologie interne aziendali che prevedono appunto la predisposizione di uno studio di fattibilità con tutta una serie di step di raccolta requisiti, presentazione delle possibili soluzioni e quant'altro. Con le indicazioni delle linee guida del 2013 del CAD rispetto alla valutazione comparativa. Quindi il primo step che abbiamo fatto è stato quello di fare una valutazione del fabbisogno, ovviamente come se non ci fosse niente che soddisfi questa cosa, questo nuovo fabbisogno. Quindi valutando tutto quello che era l'aspetto evolutivo. Siamo giunti dopo una valutazione, una raccolta di tutti i requisiti, a definire una blueprint di quello che era le nuove funzionalità che richiedevano i nostri colleghi di regione. Quindi, in questo summary che abbiamo predisposto per regione sono state presentate le funzionalità che avrebbero dovuto essere supportate dalla soluzione ennesima che avremmo dovuto cercare attraverso questa valutazione comparativa. Ovviamente abbiamo preso in considerazione tutto quello che siamo riusciti a trovare, quindi in una certa misura abbiamo un po' derogato, ovviamente lo studio del 2016, quindi non c'erano ancora queste nuove linee guida che abbiamo visto oggi. Abbiamo quindi derogato da quello che era lo step di cercare una soluzione presso le altre pubbliche amministrazioni e se è trovata adottarla. Tantomeno non ci siamo spinti nella ricerca di software open source.
Abbiamo preso in considerazione però la, diciamo, l'ipotesi di make, cioè ce lo rifacciamo in casa. Abbiamo trovato una possibile soluzione in riuso presso Regione Puglia, così come esisteva una soluzione di mercato che soddisfa buona parte dei requisiti che sono stati espressi. Cosa abbiamo fatto quindi, approcciando diciamo, il problema attraverso l'adozione di questa metodologia, tra virgolette, incrociata? Abbiamo definito tutti gli ambiti di valutazione che in una qualche misura ovviamente erano derivati da quelle che erano le indicazioni delle linee guida di ADIG, valutando la copertura dei macro requisiti, l'aderenza delle varie soluzioni allo stack tecnologico presente in Lombardia Informatica, perché ovviamente un qualche cosa che non potesse inserirsi in questo stack avrebbe creato dei problemi. Abbiamo fatto una stima di tutti quelli che erano i costi di Go Live e anche di futuri costi di gestione e manutenzione della soluzione che avremmo adottato. Abbiamo preso anche in considerazione le tempistiche di implementazione, perché avevamo dei vincoli che ci ha posto il nostro cliente nel partire con la nuova soluzione entro determinati tempi. E in più abbiamo ovviamente preso in considerazione degli elementi qualitativi delle varie soluzioni. Ovviamente qua c'è tutta la spiegazione della, diciamo, di le considerazioni che abbiamo fatto. L'opzione del make ovviamente copre per definizione tutti i requisiti, la facciamo noi, per cui per definizione è così. Le opzioni di riuso e l'acquisto di licenza risultavano eleggibili in quanto comunque coprivano quantomeno i requisiti funzionali. L'opzione 2 di riuso però prevedeva una, diciamo, un'evoluzione per coprire una funzionalità che non era supportata. Abbiamo valutato anche l'aderenza agli stack tecnologici. L'unico problema che abbiamo riscontrato era che l'opzione 2, pur essendo aderente allo stack tecnologico, era però un applicativo client server, che quindi comportava tutte le conseguenze dell'installazione presso i punti, le stazioni di lavoro degli utenti. Teniamo presente che è un software destinato a tutte le strutture ricettive e turistiche della regione Lombardia, potenzialmente. Mentre l'opzione 3, che era quella dell'acquisto di una licenza d'uso, era una web application, quindi senza problemi di questo genere. Abbiamo confrontato tutti i costi di sviluppo, setup, erogazione, sia nell'anno di Go Live, sia poi negli anni successivi. Per quanto riguarda l'aspetto di valutazione del make, quindi del farcelo in casa, abbiamo ovviamente fatto una valutazione con le nostre metodologie di misurazione in Fashion Point, che mi risulta che siano state inserite anche in una guida tecnica che è anch'essa in fase di valutazione come elemento virtuoso di caso d'uso di sistema metrico. Non abbiamo preso in considerazione però nella valutazione dei costi del make l'opzione di rendere questo tipo di applicazione in modalità open, quindi la stima in Fashion Point non è stata corretta da un fattore di correzione per un riuso, ma è stata valutata come se fosse un'applicazione standalone. I costi sono quelli riportati, per cui come vedete sarebbe stata candidabile la soluzione del riuso se avessimo analizzato solo l'aspetto di.
Però si è inserito anche l'aspetto fondamentale della tempistica che portava a rendere disponibile l'opzione 1, quindi quella del MEC, in un tempo molto, molto avanti, mentre le due opzioni concorrenti del riuso e della licenza d'uso erano abbastanza vicine nel tempo per quanto riguarda il volume. Non ho ritrovato né le linee guida, né quelle precedenti, né quelle attuali, questo tipo di valutazione, quindi a mio parere sarebbe anche opportuno magari annotarla come elemento di valutazione comparativa. Però infine abbiamo preso in considerazione anche tutta una serie di elementi qualitativi, ad esempio la soluzione software di mercato aveva anche era dotata di una serie di referenze, tra cui l'adozione anche da parte della regione Emilia-Romagna come applicativo per coprire quei requisiti, e aveva anche come elemento ulteriore il fatto che potesse integrarsi in maniera nativa con molti applicativi gestionali in uso presso le aziende turistiche. Quindi quello che voglio dirvi è che è vero che bisogna seguire tutte le indicazioni di valutazione che ci sono delle linee guida, però nei casi specifici bisogna aggiungere anche degli elementi qualitativi che possono aiutare anche a portare poi alla fine, nel caso specifico del nostro cliente, ad una buona decisione. Teniamo presente che questo studio di fattibilità è stato poi sottoposto al vaglio del nostro committente, che è una direzione regionale di Regione Lombardia, per poi fare la scelta, cioè non l'abbiamo fatta noi, ma l'ha fatta direttamente la pubblica amministrazione. Questa è, l'esperienza fatta, e è stata, direi, completa, è stata molto apprezzata. E quindi lascio la parola alla collega Sina, visto che ho esaurito il tempo e siamo un po' in ritardo. Grazie a tutti. Grazie, buongiorno a tutti. Io cerco di essere abbastanza rapida. Sono della direzione del sistema informativo della città di Torino e la mia presentazione si concentra soprattutto sulla parte di mettere a riuso. Mentre avete sentito il collega che ha fatto le valutazioni per poter acquisire eventuale riuso, noi abbiamo fatto questa esperienza nel porre a riuso due sistemi. Uno è il sistema di gestione della demografia, è un sistema gestionale verticale che integra funzioni di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e una componente di certificazione online, di consultazione online. Dopodiché abbiamo un altro progetto che è posto in riuso come Regione Piemonte, ma interessante come esperienza perché nasce come progetto interente cofinanziato, per cui i proprietari siamo in tre. Per quanto riguarda il sistema di gestione dell'anagrafe, della demografia, ovviamente stiamo parlando di un gestionale tipicamente per una pubblica amministrazione locale, centrale, fondamentale per i servizi che deve fornire, quindi un sistema gestionale verticale. Lo abbiamo realizzato in toto su specifiche nostre dell'amministrazione, per cui ne siamo titolari. È stata una realizzazione fatta un po' di anni fa, è stato messo in esercizio nel 2007, quindi potete capire che siamo in una fase in cui non si facevano ancora valutazioni ovviamente di riuso, ma si analizzava la disponibilità sul mercato, se c'era qualche cosa che si poteva acquisire oppure se realizzarlo in casa.
Questa è stata la scelta, diciamo che anche siamo un'amministrazione grande, per cui con esigenze abbastanza specifiche, anche ancorché la normativa sia la medesima per tutti gli enti, ovviamente poi i volumi fanno sì che ci siano magari esigenze specifiche di gestioni automatizzate che in altri casi potrebbero essere più complicati che utili. Abbiamo pertanto la proprietà e quindi abbiamo applicato una licenza open. L'abbiamo inserito nel catalogo e è messo a riuso. Ovviamente quello che è importante nel mettere a riuso è assolutamente comunicare tutti quelli che sono i vincoli, proprio perché adesso grazie a queste nuove linee guida c'è un preciso aiuto nell'andare a fare le valutazioni che un'amministrazione prima di fare una scelta deve porre attenzione. Una delle cose principali è appunto essere in grado di valutare l'opportunità del riuso da tutti i punti di vista, la copertura funzionale certamente, anche l'aspetto tecnologico ovviamente, ma soprattutto se ci sono dei vincoli nel momento in cui ci si porta in casa il prodotto. Per cui quello che noi abbiamo fatto è stato di dichiarare in modo trasparente assolutamente tutti quelli che potevano essere vincoli anche di componenti come librerie, come poteva essere un DB. Ovviamente, come vi dicevo, è un applicativo che è nato un po' di tempo fa, per cui non aveva ancora tutta questa attenzione a cercare di essere più aperto possibile e quindi ha necessità di librerie proprietarie, di un DB che è proprietario, ma una volta dichiarato l'amministrazione può decidere di riutilizzarlo ugualmente perché messa a conoscenza, consapevole di quello che va a prendere, sa anche valutare se è possibile andare a dismettere quelle librerie proprietarie e fare magari un intervento per sostituirle e renderlo aperto o sostituire il database oppure il database a pagamento magari ne è già in possesso, per cui può essere un falso problema. La cosa principale, appunto, sempre mettere evidenti i vincoli per dare consapevolezza nella scelta ed evitare le sorprese successive, che poi sorprese che possono semplicemente implicare tempi più lunghi per la messa in esercizio oppure il fallimento del progetto. Quindi bisogna sempre fare un'analisi preventiva molto puntuale e precisa. L'altro esempio invece è il sistema di gestione documentale, che invece è nato anni dopo ed è nato proprio con l'intenzione di essere un progetto open source, per cui è stato realizzato su commessa di congiunta di Regione Piemonte, Città di Torino e in allora provincia, ma ora Città Metropolitana di Torino. Ha partecipato, quindi siamo co-progettazione e co-titolari a tutti gli effetti. Ha partecipato quindi alla raccolta dei requisiti perché è stato comunque autoprodotto, quindi nella raccolta requisiti hanno partecipato anche Politecnico e Università di Torino e questo sistema è attualmente in uso. È stato posto quindi come licenza open source GPL versione 2 e proprio perché lo spirito è quello dell'open source e che vi è stato anche illustrato ampiamente e molto chiaramente in precedenza, in allora si è costruito comunque un portale in cui poter mettere a disposizione il codice sorgente, tutta la documentazione che era disponibile, proprio per mettere nelle condizioni la comunità e chi era interessato di scaricarsi software e poter contribuire e modificare anche in autonomia il sistema. E ciò che in effetti poi è avvenuto è che in questa serie di enti che voi potete qua vedere,
hanno fatto il riuso di questa soluzione e hanno richiesto però ad esempio un supporto per lo startup alla nostra società di in-house, mentre di altri enti che potete vedere in questa ultima slide sono enti, regioni, province o consorzi che hanno scaricato in autonomia i sorgenti e poi, come dire, abbiamo perso traccia, non sappiamo poi come si è evoluto, perché sono stati autonomi nello scaricarsi e poi fare le attività di eventuale sviluppo, evoluzione e quant'altro. Io avrei concluso, penso di aver riassorbito un po' i tempi. Grazie Luciano, grazie Maria per questi due casi concreti di acquisizione di offerta in riuso. Siamo un po' oltre il limite del webinar, ma comunque dedicherei ancora qualche minuto per dare delle risposte, magari senza entrare nello specifico dei due casi, ma cercando di dare poi una lettura comune. Quindi magari chiederei anche a Luciano di riattivare la sua webcam e di tornare in onda. Alcune delle domande alla fine, Allora, nel merito dei costi. sì, Prego, Luciano. sto vedendo la prima domanda sulle valutazioni comparative di costo. Ovviamente noi come società in-house ci avvaliamo di servizi acquisiti tramite gare, per cui abbiamo tutto a disposizione un tariffario sia di figure professionali che di costi di Fashion Point che ci hanno aiutato a fare la valutazione sicuramente della soluzione di realizzazione ex novo. Nello stesso modo abbiamo fatto la valutazione dell'adeguamento della soluzione in riuso, perché avrebbe dovuto essere comunque integrata nel novero del sistema informativo regionale, quindi con tutta una serie di interoperabilità con i nostri componenti, ad esempio di autenticazione e quant'altro. Come strumenti abbiamo utilizzato un modellino Excel che ci siamo costruiti a partire da quelli proposti nelle linee guida. Quindi l'abbiamo un po' semplificato e l'abbiamo, diciamo, ridotto a quello che era la nostra. Mi pare che Luciano ha avuto di nuovo problemi di connessione. Maria, puoi aggiungere qualcosa tu anche su questo aspetto dei costi? Perché probabilmente chi deve sviluppare pensando al riuso deve mettere in conto anche dei maggiori costi di sviluppo. È corretta questa idea? Allora, intanto quando si fanno i lavori di comparazione bisogna fare proprio un'attività, quando dicevo, molto precisa di analisi preventiva, no, non soltanto per l'aspetto del tecnico, anche funzionale, dei tempi, è corretto mettere in fila tutti quelli che sono i vincoli a cui uno deve rispondere perché l'amministrazione ha un suo bisogno. Dopodiché però poi bisogna bilanciarli tutti quanti. Pensare che riuso sia uguale gratuito non è così. Possiamo abbattere i costi perché? Perché c'è qualcuno che comunque si è impegnato, ha già fatto uno sviluppo software. Noi da lì dobbiamo poter ripartire perché lo utilizziamo tale quale e facciamo delle piccole integrazioni. Io sostengo sempre che è buona regola che il sistema, se lo prendo a riuso, perlomeno risponda in gran parte ai miei bisogni, perché se lo devo riscrivere da capo, forse non ho fatto la scelta giusta, forse ne devo andare a cercare un altro che è più idoneo, oppure non è appunto, non è quella la scelta corretta.
Dopodiché bisogna andare a valutare quei piccoli interventi e adesso con la descrizione che è stata fatta porre proprio attenzione al fatto che se faccio degli sviluppi li rimetto a sistema, li rimetto a disposizione perché un altro ne beneficia. Magari il terzo che arriva ne avrà già lo zoccolo duro iniziale dello sviluppo che è stato fatto dall'amministrazione A, c'è già anche la seconda componente dell'amministrazione B e magari ne aggiunge un altro pezzo, oppure decide che ne usa un sottoinsieme. Però si incomincia a fare un circuito virtuoso in cui non andiamo in 8.000 comuni a realizzare 8.000 software quasi similari, ma iniziamo tutti a contribuire. È vero che non è così semplice, non è immediato, però si può fare. Ci sono appunto gli esempi che sono stati fatti, che è fattibile. Bisogna iniziare a orientarsi per farlo diventare un sistema. Le linee guida ci insegnano appunto perché, e ci danno anche degli strumenti, perché quando si parlava degli allegati è proprio degli strumenti che possono essere d'aiuto, perché effettivamente 8.000 comuni più tutte le altre amministrazioni a volte non ci sono le competenze interne per poter essere così preparati a sostenere questo percorso. Però con questi strumenti e col divenire, perché verranno pubblicati ulteriori documenti man mano che lo stimolo arriva da tutti noi a pubblicare ulteriori strumenti che possano agevolare quando devo andare a fare una gara e stimolare così il mercato perché si orienti a questa metodologia di lavoro e abbandoni quella vecchia della licenza proprietaria, che ovviamente non si chiude da un momento all'altro, però iniziamo un percorso più virtuoso che può essere sponsorizzato da tutti noi, piccoli, grandi che sia. E Maria, condivido poi volevo ancora pienamente. rispondere, ho visto una domanda che diceva se questi prodotti erano sul catalogo. Sì, sono sul catalogo, poi adesso però vedremo come evolvere, visto che ci sono appunto i nuovi strumenti e developers e andremo su questa strada. Volevo solo, Grazie, volevo Maria. fare Se solo posso, volevo solo aggiungere una cosa. Sì, lascio le ultime conclusioni a Luciano e Giovanni e poi Giusto per chiudiamo. dare un piccolo ulteriore contributo, rispondendo prima di tutto a una domanda, per fare quell'analisi con la costruzione anche del modellino, abbiamo impiegato all'incirca una ventina di giorni di consulenza di un analista di business. Quindi tutto sommato l'aiuto delle linee guida è stato fondamentale per non farci inventare l'acqua calda, fondamentalmente. Semplicemente le abbiamo ripulite da tutte quelle componenti che non c'erano più. In secondo luogo abbiamo riadottato questo approccio metodologico in un altro caso dove alla fine abbiamo concluso che l'acquisizione e il riuso di un sistema con tutte le conseguenze di integrazione col sistema informativo regionale e di adattamento, di personalizzazione, comunque era conveniente, era utile ed era efficace. E quindi abbiamo adottato in Rio una soluzione della città metropolitana di Venezia per la gestione dei trasporti eccezionali. Anche qui, stesso processo, valutazione comparativa. Come si trovano le soluzioni diciamo, adottare in riuso? Noi abbiamo adottato un approccio molto empirico, uno scouting presso tutti i portali delle regioni e anche attraverso le conoscenze dei nostri colleghi di Regione Lombardia rispetto ai corrispettivi nelle altre regioni che si occupano degli stessi temi, non trovando niente ovviamente sul catalogo di AGI. L'approccio che abbiamo avuto, un po' empirico, un po' metodologico. Giovanni, vuoi aggiungere qualcosa per chiudere? Sì, solo una cosa a valle di quanto ha detto Maria, che condivido in pieno parola per parola. Le linee guida appunto cercano di descrivere esattamente il modello che Maria ha descritto, quello appunto di provare a costruire insieme questo software una funzionalità alla volta, mettendo a comune gli sforzi. Volevo anche indicare, per rispondere anche a qualche domanda che è passata in chat, che il costo per la messa al riuso è un costo, ovviamente è un'operazione la messa al riuso, è un'operazione che passa dal documentare, pulire,
evitare che nel codice ci siano delle password, così come che sia documentato, che sono delle cose che comunque dovrebbero essere fatte sul software, anche se mi rendo conto che non sempre è così. Però questo costo di questa operazione è tanto più basso quanto più il fornitore fin dall'inizio sa che deve fare questo processo e questa operazione. Ed è per questo che noi indichiamo in maniera molto chiara che l'allegato per la messa in riuso deve essere fatto proprio nella commessa nella quale si fa sviluppare il software, non debba essere considerato un passo successivo. Perché successivamente con una seconda gara, magari un'altra software house deve prendere un software e metterlo a riuso, è chiaro che poi a quel punto il costo diventa, diciamo, numerabile. Se invece noi lo mettiamo nella stessa gara, nella quale fin dall'inizio chiediamo al fornitore di seguire questo processo e di prepararsi al riuso, il costo secondo me diventa marginale rispetto al costo di sviluppo del software. Può essere, diciamo, annegato nei processi di sviluppo settimanali che uno sviluppatore fa e soprattutto in una fase di valutazione comparativa e di gara, secondo me va ad assottigliarsi. Possiamo dire che è zero? Non lo so, ovviamente è difficile valutarlo, però sicuramente non è un intervento enorme se fatto fin dall'inizio sapendo che questa è la direzione che si deve fare. Quindi anche c'era una domanda su un piccolo sviluppo, tipo lo sviluppo di un web service, Angelo Capo 10, valgono queste linee guida? La risposta è sì. Quello che noi riteniamo è che uno sviluppatore che fa un piccolo sviluppo di un web service, sostanzialmente la messa a riuso sia sostanzialmente pochissimo lavoro perché si tratta di caricare il software che, o addirittura svilupparlo direttamente sulla piattaforma di code hosting, includere un minimo di documentazione su come si usa questo software e fine. Quindi non pensiamo che ci sia poi un impatto a livello di budget importante. Chiaro, dipende un pochino anche dal fornitore, quanto conosce questi strumenti, quanto conosce queste tematiche. Un fornitore che non è molto molto lontano da tutto ciò che è open source potrebbe magari avere un impatto e dire no, mi devo studiare queste cose. Un fornitore che un pochino conosce questi strumenti, ho citato dei numeri prima per darvi un'idea di quanto è diffuso questo modello, ovviamente lo dirà che il costo è marginale, se non pari a zero, insomma. Guido, vuoi aggiungere qualcosa? La chiosa che volevo fare, se era possibile, era soltanto ricordare che siamo, secondo noi, all'inizio di una strada da percorrere, che forse ci potrà anche portare a risultati maggiori di quelli che attualmente, mi auguro che siano addirittura maggiori di quelli che ci aspichiamo, o almeno ci azzardiamo ad aspicare. Intanto vi ringrazio a voi, in effetti, come Formez, perché con il tutto sommato, quei pochi giorni che abbiamo dato a disposizione per organizzare il webinar, mi pare che sia uscito fuori veramente un webinar eccellente. Io mi sono approfondito in questa fase in cui non parlavo delle chat, e devo dire che sono stati anche degli interventi in chat decisamente interessanti, quasi sicuro, secondo me almeno al livello di quelli che parlavano al webinar. E quindi sarebbe molto interessante a questo punto fare una registrazione delle chat e renderla anche pubblica. Mi hanno dato una serie di stimoli che per me sono molto importanti, e questo in un webinar è estremamente positivo. Quindi devo fare un grazie non soltanto al Formez che ha organizzato il webinar, ma anche a quelli che sono intervenuti all'interno del webinar e hanno fatto i loro commenti. Era essenzialmente questo quello che mi sentivo di dire, quindi grazie complessivamente a questo punto a tutti, sperando che ci siano altre occasioni E per ricordo, confrontarci. ma ecco, guarda, volevo giusto proporre Sì, e questo. ricordo Secondo me anche che fra un paio di mesi potete. sarebbe utile ritornare su questo tema, finita la consultazione e avendo magari qualche elemento d'approfondimento in più. Io mi fermerei qua, siamo arrivati, diciamo, alle 14 meno 13. Ringrazio tutti, vi ricordo che le registrazioni e i materiali sono su eventipa.formez.it e che martedì prossimo ci sarà un altro seminario online dedicato al tema della qualità dei siti web della PA. Spero di avere di nuovo con noi Guido, Giovanni, Luciano e Maria in un approfondimento, in una replica di questa giornata. I partecipanti sono stati molto attivi, hanno resistito fino alla fine. Grazie ancora a Grazie tutti. a tutti, grazie, Arrivederci. arrivederci.